libreria, ricostruire senza sosta la speranza. E per me è un vero piacere, cara Sara, averti finalmente nella social TV della libreria Bocca. È dal 14 settembre 2020 che ti invito, ho fatto 1200 incontri e tu sei e lei però è arrivata, tra l'altro sei arrivata con un parterre royale di tutto rispetto. Iniziamo in primis con l'altra fanciulla di questo quartetto d'assi, mi verrebbe da dire un vero poker d'assi. Ciao cara Chicchi, oggi abbiamo passato una bellissima mattinata, Chicchi Ghezzi alla libreria Bocca, che onore, grazie, che onore. Tra l'altro, beh sì, potete applaudire, non succede nulla, ragazzi, voglio dire. Allora, tra l'altro, stamattina abbiamo fatto un sacco di prove, abbiamo un'opera alle vostre spalle che vi fa un po' da backstage, ma abbiamo un'opera anche alle mie spalle che non si vede, e quindi invito tutti coloro che sentiranno questa diretta a venire in libreria per venirla a vedere. Tra l'altro un'opera inedita, realizzata a New York City e portata a Milano in Galleria Vittorio Emanuele. Ho la pelle d'oca, Kiki! Allora, siamo qui per presentare un volume, appunto, che ci siamo preparati anche sulla pronuncia. Consciousness. Unfold. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai, tanto lo sapevo che sbagliavo. Unfold. Vabbè, è il bello della diretta. Allora, cara Sara, partiamo da Chicchi però. Velocemente, no, adesso poi presento tutti, un attimo. Allora, Chicchi Ghezzi, vivi tra Italia, Kenya, India, New York City e più recentemente la Scozia e soprattutto l'Irlanda. Ho già detto che in negozio sono presenti due opere, ma sono presenti anche delle tue opere a libro e in più c'è una valigia in vetrina, quindi l'invito è arrivare in negozio e appunto guardare le tue opere che saranno in esposizione circa fino a fine mese, più o meno, fino al 20. Più o meno, poi metteremo nelle note di questa diretta le date giuste. Ovviamente sei qui con Sara Fontana, amica della libreria, storica dell'arte, esperta di Novecento, con un sguardo privilegiato al dialogo tra le discipline, argomenti elaborati attraverso approfondimenti monografici. Tra gli altri ricordiamo anche, è uscita la pubblicazione di Milani, sì, è uscito, fantastico. Allora, vi affiancano, adesso che poi passerò la parola invece a te, caro Stefano, Stefano Cusatelli di Parma, perdonami per il nome, laureato in architettura presso il Politecnico di Milano con una tesi sul sistema teatrale emiliano e hai conseguito il dottorato di ricerca. Sei professore di teoria della ricerca architettonica contemporanea presso l'Università di Parma e collabori col Politecnico di Milano. Poi insieme a voi, un po' tagliato fuori ma lo tiriamo dentro, do il benvenuto a Renato Miracco. Ciao Renato, benvenuto. Grazie. Laureato in storia dell'arte a Salerno nel 75, hai sviluppato esperienze estere tra Londra, Parigi, Amburgo, hai collaborato con la History Collection, con la Tate Modern, hai ricevuto la Green Card al merito per la cultura da Obama. Basta dire questo, ovviamente hai curato mostre dei più grandi artisti, tra cui citiamo Fontana Burri, la Scuola Romana, Afro, Mirko Basaldella e il grandissimo Giorgio Morandi. Ma tu hai un'idea che Giorgio Morandi è l'artista italiano più conosciuto al mondo? Allora, ce l'ho, che sicuramente è il più conosciuto nel mondo, dopo la mia mostra al Metropolitan Museum di New York. Sicuramente, okay. Però guarda, almeno conosciuto da un punto di vista di acquisto dei volumi. Cioè, noi qualsiasi libro che c'è uscito di Morandi va esaurito e noi costantemente lo vendiamo prevalentemente a persone straniere. Straniere, sì. Straniere. E non vi voglio adesso svelare il prossimo progetto su Morandi, che sarà una cosa molto bella che vedremo alla Biennale di Venezia il 24. Guarda, è una cosa pazzesca. Allora, perdonami tanto Stefano Cusatelli che ti ho sbagliato il cognome, ma tanto guarda, nelle mie dirette su 1200 è successo anche con Barbero, quindi guarda vai. No, ma il correttore automatico di ma io sono dislessico, poi con i nomi, poi sono pure accecato, l'ho anche evidenziato, ma con i nomi è. Allora, caro Stefano, so che tu sei il nostro voice. Sì, ho il compito un po' di introdurre questo incontro, questa serata. Cari amici, benvenuti.
E niente, presentiamo il libro di Chicchi, questo libro Consciousness Untold. Esatto, ricordiamo Magonza editore che raccoglie fondamentalmente gli esiti del suo lavoro degli ultimi, penso, 4-5 anni. E, è stato impaginato, stampato con il contributo dei nostri amici Carlo Bruschieri, Emilio Bruschieri, dello studio Pubblica di Crema, molto, uno studio di alta professionalità direi. E, vi presento, per chi non la conoscesse, Chicchi, tutti la conoscono, quindi è ancora un po' più un altro, però l'ho scritto per chi magari non la conosce ancora. E Chicchi è italiana, è un italo ormai americana, da decenni a New York, è originaria della Brianza e ha un solido rapporto con l'Italia, in particolare con Bormio, dove ha una casa molto, molto amata. E, a Bormio io avevo fatto qualche anno fa con Chicchi, avevo curato l'allestimento di una mostra che è stata per Chicchi importante per dare, diciamo, solidità sul lavoro, che si chiamava Roots. E, Chicchi opera ormai da un tempo lungo, diciamo, nel campo delle arti visive con diverse tecniche e con una modalità che ormai si è consolidata, cioè una residenza nel suo luogo di abitazione principale a New York e poi dei viaggi che le consentono di acquisire dei materiali per il suo lavoro artistico fondamentalmente. E per introdurre l'arte di Chicchi possiamo dire che l'arte di Chicchi nelle sue diverse tecniche si sviluppa a partire dai maestri che Chicchi ha avuto, che sono principalmente dei maestri americani, tra tutti forse il principale Albert Crash. E, è uno sviluppo quindi di questa arte che ha avuto un centro a New York ed è l'espressionismo astratto. E l'opera di Chicchi si rapporta con questa corrente importantissima dell'arte americana, soprattutto con quelli tra gli espressionisti astratti che hanno avuto un maggiore, diciamo, lirismo. Io voglio citare un artista che è Helen Frankenthaler, che mi sembra molto, molto vicina, insomma, al lavoro, alla sensibilità di Chicchi. E quindi Chicchi svolge questa espressione, questa pittura di tipo appunto espressionistica, astratta, che io definirei anche di tipo quasi emozionale, nel senso che l'oggetto della rappresentazione, gli oggetti rappresentati da Chicchi, non sempre sono oggetti fisici, non sempre sono oggetti realistici, naturalistici, ma molte volte l'opera, o comunque quasi sempre l'opera, cerca di esprimere un accordo con il sentimento. Quindi non rappresenta la natura immediata e fisica delle cose, ma cerca di rappresentare la loro natura profonda e in qualche modo spirituale. Ecco, introduco la prima dei due critici presenti, dei due curatori. La terza curatrice non è con noi, Elisabetta Longari, è autrice di un contributo che è intitolato Io sono colore, magnetismo del colore in Chicchi Ghezzi, che trovate però nel volume. È con noi invece Sara Fontana. Sara è una critica, storica dell'arte, una docente universitaria e ha seguito il lavoro di Chicchi fin dai suoi primi sviluppi e in particolare nel catalogo ha espresso un testo con un titolo bellissimo, è una frase di Chicchi, sono tanti i mondi che mi appartengono. E come sapete il titolo del libro è composto da due parole, Consciousness Untold. È un titolo naturalmente un po' misterioso, come si addice a un titolo di un libro d'arte, e ha un significato un po' anche parzialmente ossimorico. Quindi in qualche modo io chiederò ai due curatori di svelarci che cosa i due termini significano nell'opera di Chicchi. Quindi in particolare a Sara chiedo di illustrare il significato della parola consciousness con un esame sintetico che lei ha fatto delle esperienze attraverso le quali Chicchi ha costruito la sua espressione artistica. Grazie.
Grazie Stefano, effettivamente ha già detto moltissimo Stefano di quello che del succo della questione. Vorrei premettere però anche un attimo un velocissimo ringraziamento, a parte alla Libreria Bocca, a Giorgio in particolare che è qui, perché è uno dei miei luoghi del cuore, diciamo, anche solo per gli anni che ci che frequento appunto questo posto, anche se poco con la social TV, ma insomma di nascosto. E poi volevo ringraziare Renato Miracco che ha affrontato un viaggio oltreoceano, insomma diciamolo, perché è venuto appositamente per questa presentazione dagli Stati Uniti, insomma non è così facile. Allora sei il più lontano, sei quello che ha attraversato più strada in assoluto di tutti gli altri. No, settimana scorsa uno è arrivato da Parigi, che però rispetto a Parigi è dietro l'angolo, infatti, appunto. E quindi grazie davvero, non avrei mai sperato. E vorrei ringraziare anche Elisabetta Longari che non è con noi oggi pomeriggio, però dobbiamo ricordare che l'idea, se siamo qui oggi a presentare questo libro, lo dobbiamo a lei, perché è stata sua l'idea di questo libro, è partito ormai direi quasi 4 anni fa, no, ma in realtà tre pieni. C'era anche di mezzo il Covid, perché però, c'è stato il Covid, infatti. Ovviamente ha dilatato i tempi con tutto il resto, per cui ecco, però insomma lo spunto iniziale è stato suo. Vorrei ringraziare Stefano. Alza un po' la voce. Vorrei ringraziare Stefano Cusatelli, che tra l'altro io ho conosciuto proprio grazie a Chicchi in occasione di quella mostra che vi ricordava a Bormio nel Mulino Sala Crist Roots, altro titolo importantissimo prima di arrivare a questo, appunto perché roots sono le radici e questa tematica delle radici, poi magari ne parleremo un attimo anche con lei, è fondamentale perché già Stefano ci ha dato qualche coordinata geografica dei suoi spostamenti e abbiamo visto che insomma vanno da una latitudine all'altra, per cui questo è un problema, un elemento su cui magari fare un ragionamento. E poi ecco, vorrei ringraziare anche Magonzi Editore, perché effettivamente soprattutto ecco, le persone di Alessandro Sarchianesi e Moira Chiavarini, perché grazie a loro, se cioè riguardando, risfogliando distanze di tempo, perché è importante poi anche lasciar depositare i materiali e riprenderli in mano a distanza, effettivamente hanno fatto un bellissimo lavoro e anche i riscontri, seguendo un po' anche i nostri testi, che appunto i testi in questo testo, in questo volume, sono appunto il mio, quello di Renato Miracco ed Elisabetta Longari, e devo dire che c'è stato proprio questo accompagnamento anche per chi non conosce il lavoro di tutti i Ghezzi, passo passo e cercando insomma di seguire non tanto un ordine cronologico, un ordine puramente tematico, ma anche un po' il filo dei nostri discorsi, e questo è stato la qualità del libro, insomma vorrei così riconoscerla. Io sono anche un po' imparziale a parlare di Chicchi, perché appunto la conosco ormai da più di 10 anni, quindi l'ho seguita in diverse mostre, è un po' parziale volevo dire. Però ecco, quello che mi stupisce forse ancora adesso a distanza di anni appunto che ci conosciamo, è sempre questo suo mai diminuito desiderio di sapere, no? Proprio la curiosità, la curiositas nel senso etimologico, il desiderio di conoscenza che lei ha nei confronti davvero di un po' di tutti i saperi, cioè è un muoversi a 360 gradi, non solo dal punto di vista degli approcci, dei linguaggi, perché in quella mostra che citavo a Bormio lei è partita dall'era soprattutto pittura, però già c'erano due lavori installativi che lasciavano un po' prevedere, noi allora non potevamo saperlo, ma pensandoci poi a distanza appunto di tanti anni, dice ah ecco che già c'era l'elemento dell'installazione, tante cose che avrebbe sviluppato in seguito, ma poi appunto si è sviluppato attraverso appunto l'installazione, la performance, la scultura, la grafica, sempre con grande attenzione, il ricamo, le tinture fatte a mano, insomma tutta una serie, un ventaglio di linguaggi che lei tiene sempre a esplorare, cercando sempre la collaborazione
l'intesa con i professionisti di quell'ambito che lei va ad esplorare, o di quel lavoro, o le persone più adatte per partecipare a questi lavori site specific, come ha fatto appunto in alcune circostanze, no? E quindi la cosa molto bella è proprio questo interesse verso tutti i saperi che vanno anche al di là di quello che è la sua formazione, che ha ricordato così bene Stefano, perché è appunto molto americana, anche se poi lei è ovvio che guarda Matisse, Bonnardi in tantissime opere. Proprio questa andare a cercare appunto l'artigiano del cuoio, l'autore della legatura del libro di un certo tipo, il collaborare anche con musicisti, un altro aspetto importantissimo del suo lavoro è comunque anche quello della musica, del suono, della danza, dell'espressione anche proprio più corporea, che magari qui dal libro appunto emerge meno, ma è importantissimo a mio parere. E quindi ecco tutto questo avvicinamento ai diversi media anche a quelli che sono gli aspetti più immateriali forse, no? Penso tutto l'interesse che lei ha per la linguistica, no? Che non è così scontato in un artista, e quindi ha fatto dei lavori durante i suoi soggiorni di studio. Lei spesso si interessa anche alle lingue del posto dove vive, dove si lascia assorbire, no? Per quel due settimane, un mese, due mesi, perché le durate sono diverse. E quindi non so, si è messa a studiare il gaelico, per esempio. E non l'ha fatto per quei 15 giorni, ma poi ha continuato, oppure nel lavoro in Brianza, bellissimo, che poi è confluito nel Ciliegio Magico, questa mostra che ha curato proprio Renato Miracco a Villa Firenze, che è la sede, la dimora in pratica dell'ambasciatore italiano a Washington, dove lei ha fatto queste installazioni di grandi teli color ciliegio, diciamo, un po' come quello che vedete alle vostre spalle qui in galleria, che è sui toni più del blu, ma e che sono poi documentati da queste bellissime immagini in catalogo. Ecco, anche in quel caso lei ha posto in connessione due ciliegi, uno in Brianza, che è la sua terra natale, e uno a Washington, che ha scoperto dopo per caso, ma allora è tornata in Brianza, quindi è ritornata alle proprie radici in un certo senso, e è andata a raccogliere delle testimonianze orali, quindi a parlare con questo vecchio contadino che era chiamato un po' il padre del ciliegio, no? E quindi anche questo per lei è servito proprio come punto di partenza per realizzare poi dei lavori, restituire dei lavori che sono molto lontani da una raccolta di testimonianze orali, no? Quello è tutta una serie di altri piccoli tasselli, no? E quindi anche questo, ecco, è tutta una complessità, è fatto di tante piccole cose, anche se poi, ripeto, gli esiti finali sono appunto queste tinture, come possiamo vedere su una parete, e dei lavori su carta sull'altro, dove c'è questo elemento dominante comunque sempre del colore, no? Che è poi il tema poi del saggio di Elisabetta Longari che ricordavo. Io non ho risposto alla mia domanda, però ho parlato anche troppo, per cui magari in un secondo round torno su questo simbolo, che non è proprio uno simbolo di consciousness and thought, e lascerei magari parlare. No, bene, allora presento Renato Miracco, che ha una biografia illustre, è salernitano, è un critico d'arte, un storico dell'arte, e è stato tra l'altro direttore italiano dell'Istituto di Cultura di New York, ed è stato, e credo sia ancora oggi, l'ha detto culturale dell'ambasciata, non è più conquistato, insomma. Internet è una tragedia, danno delle informazioni, fanno vivere cose che non esistono più. Lo saluto, gli porto i saluti di una professoressa di Roma, Ilaria Riccioni, che, certo, che la conosce, certo. Saluto, e saluto anche Chicchi, che non può essere qui perché sta preparando un viaggio per andare in Australia. E Miracco è stato molto importante per Chicchi, perché ha consentito la realizzazione di quest'opera, appunto il Ciliegio Magico, nella residenza dell'ambasciatore di Washington, che è un'opera che ha segnato un po' un passo importante nel lavoro di Chicchi, perché in qualche modo mostra una sorta di conquista di una modalità espressiva che già aveva utilizzato, questa dell'arte tessile, insomma della stampa su tessuto, del disegno su tessuto, ed è stato una sorta di approfondimento di questa consciousness, no? Conquistando una dimensione che poi nel titolo del libro rappresentata da questa seconda parola, out, che in qualche modo
come dire, denota un ulteriore grado di approfondimento nell'esperienza artistica che rivela la fiducia che Chicchi ha sempre avuto nel lavoro in arte, nel lavoro dell'arte, e la conquista di un ulteriore livello, direi un livello di maturità del suo lavoro. Quindi chiedo a Miracco, che è autore del testo che si intitola L'altra maniera di vedere, di spiegarci appunto questa conquista, diciamo, dell'inaspettato, di una ricerca che alla fine si è rivelata molto tenace, e quindi di nuovo il significato del termine Unt'Autor. Grazie Stefano, grazie di questa accoglienza meravigliosa, veramente grazie a tutti, davvero di cuore, e ho attraversato l'oceano, posso dirlo. Ho attraversato l'oceano per Chicchi, perché Chicchi anche in un momento particolare della sua vita, io che la conosco da molto tempo, in cui lei sta cambiando, sta andando avanti, sta incidendo la realtà, posso dire, in maniera totalmente diversa, quindi aveva bisogno di essere sostenuta e sorretta. Ma io vorrei fare due passi indietro, anche per spiegare un po' il mio testo, in modo che tutti quanti voi che siete qua, pochi ma buoni, capiate cosa Chicchi fa, perché altrimenti qui stiamo parlando che fa colori, fa cose, Chicchi rientra, e questo è il senso del mio saggio, in quella che chiamiamo una, se posso dire, poi vorrei poi farle delle domande, le facciamo insieme con Stefano e con Sara, di una spiritualità compositiva e creativa. Che vuol dire? Veramente, qual è il senso della astrazione e della spiritualità e del fare in una maniera non figurativa, non totalmente astratta? Qual è il linguaggio di Chicchi, che è il suo linguaggio, ma che cosa vuole esprimere? Ed è per questo che io nel testo ho cercato di fare un po' una storia. Cioè, noi possiamo parlare di spiritualità artistica o di influenza degli astri nella nostra giornata o nella nostra creatività, sì, veramente sin dai tempi antichissimi. L'altro giorno, per dire, 5-6 mesi fa, sono andato, e vi invito ad andarci, alla Cappella di Scrovegni, a Padova, e nel museo della Cappella di Scrovegni c'è un quadro del XVI secolo in cui dice gli influssi della luna e dei pianeti sulle tutte le attività dell'uomo, ed è un quadro. Quindi che cosa unisce? Unisce una visualità con una spiritualità. In genere i termini possono molte volte essere antitetici, invece unisce una unione, l'unione delle due, di due matrici totalmente diverse. E chi fa questo con linguaggi diversi, con cose diverse, cerca di dare forma o dare visibilità o di comunicare, secondo me, una sua ricerca spirituale profonda, cercando di coinvolgere voi, cercando di coinvolgere chi la vede, cioè cercando di coinvolgere, secondo me, le altre persone, in una dimensione molto parallela a questo punto. E allora il mio testo esattamente è stato di tracciare una, ma giusto per dare una contestualizzazione a quello che Chicchi fa, allora ho cominciato, voglio dire, a parlare, a parte il testo, il quadro del XVI secolo, di Balla e le trasformazioni forme spiriti. Cioè, cominciamo a capire come il futurismo sia stato una delle correnti che ha affrontato la spiritualità. Trasformazione forme spiriti di Balla, quindi Mercurio e altro, cioè c'era Elika Balla che parla del padre, parla di Madame Blavatsky, quindi voglio dire del tipo di esoterismo dell'epoca, quindi come lui era anche quello. Adesso non voglio né aumentare Balla e diminuire Chicchi né fare il contrario, ma stiamo cercando, diciamo, di tracciare delle linee in cui anche lui cercava di avere una trasformazione forme spirito, che è esattamente quello che Chicchi sta facendo in maniera totalmente diversa.
Da lì siamo andati a finire alla Klimt, da lì siamo andati a finire alla, anche alla spiritualità e astrattismo. Quindi io ho fatto una mostra, per esempio, alla History Collection sull'arte spirituale nel futurismo, fino ad andare avanti, come gli voglio dire, ad andare a tracciare una linea che molte volte viene confusa o molte volte viene tacciata come astrattismo vago, che invece ha una sua componente molto precisa in spiritualità. Spiritualità non vuol dire cristianità o altro. Spiritualità vuol dire riconoscere una entità interna a noi stessi, fuori di noi stessi, comunque, che instaura un dialogo col nostro più profondo io, che è chi cerca di portare all'esterno. Ed è anche vero, poi, secondo me, che adesso io, per altri motivi, sto studiando Roshko per un altro progetto, è anche vero che non si tratta solo, e ne parlavamo oggi a colazione, che non si tratta solo di colore, si tratta di shape, si tratta di forma. Cioè, quando chi fa delle forme, comportano una differenza di linea, un avvicinamento e un allontanamento. Vuol dire che ha visto qualcosa che c'è, chiudendo gli occhi in meditazione o altro, che poi lei cerca di tramutare in qualcosa di comunicativo, che ha qualcosa che cerca di comunicare, ma nasce principalmente da una visione interna. In meditazione, in trascendenza, o come vogliamo chiamare noi, che non vuol dire spiritualità nel senso costrittivo, ma intende dire di spiritualità in senso profondo e di connessione con qualcosa di superiore o di una realtà diversa. Ecco, chiamiamola in questa maniera, di una realtà totalmente diversa. E quindi, per esempio, io leggevo adesso una dichiarazione di Roshko per quanto riguarda la shape, per quanto riguarda la forma, per quanto riguarda la gestalt, e ne parlavamo a colazione con Kiki prima, che anche la sua conscia o inconscia ricerca è anche quella. Se noi vogliamo delle risposte chiare, Kiki non le ha, e nessuno di noi le ha, no? Non so Stefano, non so Sara, neanche la sua Elisabetta, non ne ha. È un percorso totalmente diverso, fragile in alcuni momenti o in altri momenti, che conosce delle arresti e delle spinte in avanti, che però poi adesso vedremo chi come ce lo spiega. Ragazzi, adesso fa. Vorrei forse ringraziare innanzitutto tutti, è bellissimo ritrovarsi qui riuniti di fronte all'arte, che porta sempre tutti riuniti nel cuore, quindi grazie per essere venuti, grazie Giorgio, grazie Renato, Stefano e Sara, sono veramente grata per la vostra presenza e grazie per questo regalo. Da come iniziare? Cioè, si è parlato tanto Quando è iniziato? Quando hai iniziato? Quando diamo iniziato? Una data, diamo una... Ma da sempre, cioè... alla fine da sempre, cioè anche da piccola io avevo la cantina dei nonni, e dove mio nonno... Voce. La nonna, il nonno faceva vino, cioè prendeva il vino, eccetera, io avevo questo locale, questo piccolo locale, e mi sono sempre trovata o da sola o con compagni di scuola delle elementari a fare cose. Da sempre. Poi vabbè, la mia strada si è un po' cambiato un attimino, nel senso che, sterzando, dico che l'autostrada aveva lavori in corso, per cui ho dovuto prendere un po' una strada di secondaria per un po' di tempo, e poi una volta che l'autostrada si è liberata, ho preso questa autostrada e ho continuato. La valigia in vetrina. Parlaci della valigia in vetrina. Allora, è in vetrina fuori, va bene. Però è pubblicata sul catalogo, se la faccio vedere. Parlare di quanto sia stata foto, però. Vai. No, parlo della valigia poi.
Beh, la valigia si chiama la 24 ore conscious is important. I don't remember the whole time. Now leggenti memoria mia. La frase di Sant'Agostino è le 24 ore ed è la luce che vedi negli altri, la tua luce, il tuo riflesso, no? Il tuo corpo mentale, no? No, va bene. Fa parte di una serie di lavori che iniziò nel 2013 e adesso e continua, e praticamente è un po' una raccolta di memoria, un raccoglitore di memoria. Perché la 24 ore? Perché la 24 ore ti permette di contenere l'essenziale di un qualcosa, cioè tu ti porti in un viaggio, proprio l'essenziale della memoria. E in particolare questa esposta è dedicata a Emily Dickinson, una poetessa che mi è molto cara, e così scoprì sempre, così, trafugando in una libreria bellissima di New York, la Strand, questo libro usato di Emily, dove c'era queste due poesie, La luna e il mare, e da lì mi venne proprio, stavo lavorando un po' sulle tematiche appunto della luna, avevo dei transiti con Black Moon Lilith, e poi io ho appunto una luna piena in pesci sulla relationship cusp, nella settima casa, con il sole dall'altra parte, quindi c'è questo sempre... questo rapporto tra la luna e il sole che mi tira da una parte, la luna che vuole diffondersi e connettere con tutti, e poi c'è questo momento in cui il sole mi richiama, dove sono perché ti perdi, no? E quindi c'è questo sole, questo finger of God che ho, che mi riporta a ritrovare me stesso, per cui è come se fossero le maree, cioè ti porti e poi devi ritrovarti, quindi vai un po' a isolarti un attimino per poi diffonderti ancora. Comunque sto divulgandomi in queste cose e mi ha ispirato, e volevo proprio dedicare questa valigetta, questo ricordo di memoria, questa esperienza a Emily, con la luna che si immerge nel mare. Continuando comunque appunto questo lavoro delle 24 ore, un lavoro sulla memoria, è iniziato quando dovetti lasciare la casa di miei genitori, quando mio padre passò, si trasformò in luce e lasciai tutto intoccato per anni. Poi a un certo punto sono rientrata, ho tolto tutto, ho fotografato proprio le tracce di cose lasciate sulle pareti e volevo proprio dare una trasformazione di memorie, anche una celebrazione dei miei genitori che mi hanno dato la vita. E quindi sono nate queste serie di valigette che poi si sono trasformate e sto continuando in questa cosa. Per quanto riguarda... Senti, parliamo del titolo, no? Sì. Queste due parole messe insieme. Com'è che questo titolo è arrivato? Scusa, sì. Mi presento Ettore. Per esempio, stavo parlando ai tempi degli elementari, quando ci trovavamo nel locale della nonna, dei nonni. Ettore, mio caro amico, compagno degli elementari, può dire benissimo che in effetti facevamo di tutto di più, anzi eravamo anche terribili, devo dire, perché avevamo il gruppo di lavoro e c'erano quelli che dovevano andare al famoso catechismo, io non sono mai andata al catechismo, e avevo, per lasciarli andare, perché facevamo, scusa, mi sono rotto, chiedevo, allora tu devi indovinare il colore che ho in mente, se riesci a indovinare il colore che ho in mente puoi andare al catechismo. Non andava nessuno a catechismo. Non andava nessuno. Senti, tornando al titolo, queste due parole che stanno insieme, sì. Se vuoi dirci come è venuto, come è arrivato questo titolo al tuo lavoro. Ma, allora, e un po' anche cosa rappresenta per te adesso questo titolo. Ma sicuramente è venuto solo da tanti scritti di psicologia, cioè ci sono tanti che parlano del famoso unthought known, cos'è l'unthought known, il subconscio, e consciousness, perché comunque consciousness è tutto, questo è consciousness,
che è il libro che vuole comprare. Questo è consciousness, cioè, e allora cioè, il fatto di dire consciousness unfold è perché quando, cioè, come posso dire, cioè ispirazione e intelletto. Ispirazione è un qualcosa che va oltre il pensiero. Ispirazione è uscire e sentire e ascoltare la natura, sentire è conscious. E quindi quando tu sei in questo spazio, non c'è pensiero, è consciousness and food. Mentre l'intelletto è diverso, cioè quando sei nell'intelletto non crei, quando non c'è l'intelletto non c'è arte, non c'è. E quindi ecco, è questo la spiegazione che posso dare, forse in modo semplistico, di questo titolo. Questo titolo che quando sei nell'ispirazione vuoi essere nella bellezza, perché secondo me nel mio piccolo l'arte è bellezza e l'arte è gioia alla fine. E quindi essere in questo spazio è un'esperienza di gioia. Senti, invece io sono curioso di capire, sì, quando hai conosciuto Renato. Come vi siete conosciuti voi due? Perché c'è un forte legame, cioè voglio dire... Ma perché comunque c'è un legame, secondo me, karmico. Perché alla fine le persone che tu incontri... è perché in una seconda vita, non so, adesso non dico, terza quarta potevamo essere. Ma dove? Come vi siete conosciuti? Cioè, un evento particolare? Sì, ci siamo conosciuti a una presentazione da Pratt. Tu hai fatto una presentazione su... Io ho fatto una presentazione quando insegnavo a Pratt Institute di New York, e che è venuta e ci siamo parlati, c'erano anche degli altri artisti, e abbiamo cominciato a scambiare delle emozioni, nozioni, come vogliamo dire, no? E poi lei mi ha chiesto se potevo farmi vedere le sue cose, se... cioè, sai, queste cose sono... Sì, sì, no, certo, ma quanti anni fa? 15, 20 anni fa? 10 anni? No, abbiamo fatto una mostra all'ambasciata. Quindi sicuramente sono almeno 13-14 anni. Quindi, 13-14 anni. Sì. E da allora abbiamo ciclicamente, non periodicamente, molte volte per colpa mia, abbiamo delle conversazioni che fanno maturare me in un pensiero rispetto al suo lavoro, e fanno maturare lei. Anche questa costruzione di questo libro mi sembra facile, non è stata facile. Sara è un'altra delle testimoni, e noi siamo i testimoni, che non c'è Elisabetta. È stata un combattimento, un fighting, una cosa pazzesca fatta di telefonate e controtelefonate, di Zoom, durante poi anche il Covid, che naturalmente ci ha preservato, perché altrimenti saremmo arrivati alle mani, quindi la distanza ci ha preso. Tra l'altro, Kiki, la scelta di fare un libro in italiano, ma esiste anche una versione in inglese, o l'hai mantenuto solo? Che brutta domanda! Non te l'ho già fatta. Faremo un libro in inglese, ok? Faremo un libro in inglese. No, ecco, perché invece da Kiki volevo che raccontasse un po' la situazione artistica a New York, ma più che di New York intera, che magari non la conosco, ma dove sei tu? Dove c'è il tuo studio? Perché tu me l'hai raccontata oggi quando mangiavamo, ed è una cosa molto bella, è una cooperativa di artisti, è un building in diversi piani, sono presenti nomi internazionali riconosciuti a livello globale, di personaggi illustrissimi, ma anche giovani. Cioè, raccontaci un po', e magari raccontaci, come me l'ha raccontata, 5 minuti, 3 minuti. Dove lavori a New York? Allora, io abito in un edificio a Grand Street, ed è una cooperativa d'artisti che esiste oramai dagli anni 70-80, quando nessuno ci voleva vivere. E ci sono artisti di 90 anni, tipo la Rockborn, la Dorothy Rockborn, o l'ultimo piano c'è un fotografo che è stato praticamente quello che ha
iniziato Vogue, fotografato da Neil Young, Madonna, da tutti lì, no? Sono passati tutti. Poi vabbè, ci sono anche io. Classico building dove avremmo potuto trovare un Warhol, un Basquiat, in serate, New York sicuramente. È una cosa bella. Poi l'aneddoto è la famosa orchestra. Sì, perché abbiamo un ascensore, logicamente grande, perché lì passano sculture, passano quelli eccetera, e insomma a volte funziona, a volte non funziona, perché se entrate cioè vi spaventate, c'è una scala che dico speriamo che sopravviva questa scala, che è eccetera, no? Perché non vogliamo fare niente, non vogliono fare niente nel restauro, né niente. Comunque la storia è che una di questi aveva un compleanno e quindi aveva invitato una banda per suonare, e a un certo punto si è bloccato l'ascensore e la banda è rimasta in ascensore e hanno suonato nell'ascensore. Fantastico, sarebbe molto bello. Allora, adesso però stasera tu alla Liberia Bocca hai conosciuto la Elena Stolpi, se hai bisogno di una restauratrice, visto che ha fatto la torre di Carlo V in Via Torino a Milano, penso che un palazzo degli anni del Novecento newyorkese sia una... Sì. Esatto. No, ma questa poi è una storia, perché è una vecchia tessitura che poi è stata messa a posto, lì ci sono passati, cioè si è passata anche la famiglia Roebling, quelli che hanno disegnato il ponte di Brooklyn. Perché è molto importante comunque l'ambiente in cui l'artista vive, lavora e opera, perché comunque soprattutto nei termini della tua ricerca artistica è pieno di significato, sì, e quindi l'ambiente è pregnante. Un conto è lavorare in un ambiente così, un conto è lavorare... No, si respira tantissimo. Infatti dove sono io prima c'era la figlia di Clemente, Francesco Clemente, la Chiara, e adesso sono subentrata, è subentrata Chicchi. Grande! Insomma, siamo... sì, quindi... sì. Allora, c'è qualcuno che vuole aggiungere, il nostro relatore Stefano? No, magari Sara, se parli dei maestri Chicchi, sì, tante. Chicchi, sì, maestri, sì. Sì, no, perché io... Ma no, guai, intanto avete la stessa inquadratura, non cambia nulla, è tutto inquadrato, un po' di movimento. Nel senso che l'opera di Chicchi non è un'opera isolata, non è un'opera soltanto visionaria, anche se è una componente immaginativa, immaginaria molto grande, però è un'opera che è in un quadro, insomma, che è il quadro poi delle persone che l'hanno seguita fin dall'inizio, penso. Certo, ma anche qui c'è stato un cambiamento notevole negli anni in cui la conosco, che sono appunto pochi meno di quelli in cui la conosco in Iraq, perché noi ci siamo conosciute, penso a Bormio in Valtellina, grazie a Daniela Rallo, che io qui non vedo, ma forse ha avuto un contrattempo, che è su una panchina, infatti, che doveva essere una cosa velocissima, io avevo solo 5 minuti e poi abbiamo iniziato a chiacchierare. Perché è una persona che trascina, Chicchi, è una persona che trascina, quindi... Ogni sua cosa, ogni suo lavoro diventa corale, diventa partecipativo, diventa, cioè, relazionale per definizione, quasi un altro tipo di arte relazionale, quello che lei crea, nel senso che come dicevo prima c'è proprio questa compartecipazione, cioè è chiaro che è tutto suo, l'idea, lo spunto, la regia, diciamo, che come un po' è avvenuto anche poi con un catalogo, insomma, con qualsiasi aspetto lei vada a toccare. No, dicevo che comunque anche solo in questi 10-12 anni che io la conosco è cambiato molto il suo lavoro, anche se c'è sempre il famoso filo rosso, però ovviamente sono cambiati anche i riferimenti, appunto, quando può fare, al di là di questo, tutto questo discorso così più spirituale, sì, ma anche poi molto pragmatico, che è stato già accennato da Miracco e sviluppato poi molto bene nel testo, partendo appunto da Balla, Ilmaf, Klimt, che eravamo di fuori. È uscito il catalogo generale, siete invitati a comprarlo. No, una sola cosa, facciamo un'asta. No, non costa tanto. No, per essere 7 volumi, bellissimo. Meraviglioso. Però tu me lo spedisci in America. Essere insieme a lei è un onore, veramente. È un omen, è un presagio. Appena arrivato l'ho messo in vetrina, su quei libri che poi a Milano dove li vai a trovare. Però è bello, molto bello. E appunto il Ilmaf, Klimt, ma poi Kandinsky, ovviamente, che è stato molto citato anche nel testo di Elisabetta Longari, e che sono un po' tutte degli elementi formativi, come dire. È chiaro che ci sono dentro tutti questi personaggi nel lavoro in generale di Chicchi, quello di allora e quello di adesso.
Poi i riferimenti, forse, ecco, se uno ma secondo me c'è molta Italia alle anche. Radici, sì, c'è molta Italia nella manualità, nell'artigianalità dell'oggetto, c'è molta Italia. Morandi in certe radici, quelle dei toni più terri, bruni, rosa, con questi colori, poi ce ne sono alcune gialle, viola, molto violente, con colori appunto non morandiani, che però appunto anche lì tutto da vedere, ma in altre aspetto proprio perché come tutti i grandi artisti non è che si possa classificare, identificare, metterle in un cassettino, no? la pittura della Chicchi. Per cui è vero che c'è molto questa formazione americana e giustamente Stefano citava Ellen Frankenthaler perché soprattutto per questa pittura un po' liquida, appunto molto colorata, in apparenza senza forma, ma dietro giustamente c'è sempre questa shape, come diceva Renato, perché e poi addirittura anche una griglia qualche volta, cioè che poi è una lotta continua tra il cancellarla, cioè c'è dietro, la puoi intravedere, però la combatti anche ed è una continua, cioè è molto fisico anche il lavoro di Chicchi verso la pittura, con la pittura, c'è proprio un rapporto di fisicità notevole anche con quelli che sono tutti questi elementi della pittura, no? A partire dalla griglia, nel suo studio c'è sempre quel bellissimo la fase intermedia dell'albero di Mondrian, dell'albero in fiore di Mondrian, quello tutto giocato sui grigi e sui neri, e quindi capiamo un po' anche da queste cose, ma c'è poi anche il Bonnard tutto portato sulla superficie, per carità, ovviamente un pittore diverso, un pittore, un artista in generale, diverse fonti a cui attingere, quindi però la presenza appunto del Bonnard è significativa. E poi ci sono anche riferimenti molto più lontani da questi puramente pittorici che abbiamo fatto. Beh, accanto alla Frankenthaler si potrebbe ricordare John Mitchell anche, perché sicuramente... Che poi ultimamente la Mitchell è super di moda, la mostra Washington, New York, la Vuitton a Parigi, insomma la Mitchell adesso sta veramente... E poi anche in certe tematiche, in certe la femme valise, c'è dentro anche molta bourgeois, per esempio, no? Perché è un'artista anche quella che è molto interessata a Chicchi Ghezzi ben prima che diventasse, che esplodesse il caso e tutti la conoscessero fino a diventare, perché poi succede un po' anche questo, no? Come tra le artiste è stata molto citata Giorgio O'Keeffe per le radici, piuttosto che per Elisabetta Longari, ricorda per esempio Maria Lai, anzi forse anch'io l'ho ricordata appunto per questo discorso del filo che inizialmente avvolge le radici e poi diventa ricamo, che è il ricamo, io penso, non so, al catalogo bellissimo che avete fatto, questo per dirvi come appunto c'è il ricamo vero, ma anche la copertina del catalogo che loro hanno fatto Villa Firenze a Washington, è una copertina con questa incisione in rilievo di fiori di un ciliegio, che è bellissimo, cioè solo anche la copertina del catalogo, questa attenzione globale che prima dicevo, no? Ecco, quindi i riferimenti sono un po' cambiati, anche Eva Hesse in certe cose, no? Mi hanno citato, perché ovviamente anche lei è andata al di là, ovviamente ecco, non citiamo Duchamp per la valigetta, perché poi questo elemento del contenitore in Chicchi c'è sempre, no? Ma sappiamo che tantissimi artisti hanno utilizzato un po' il dispositivo del contenitore. Cioè, questo non vuol dire necessariamente che chi si sia riferita a loro, perché è ovvio che ne dà un'interpretazione completamente sua e completamente originale, proprio come scrigno delle sue memorie personali, no? E anche molto, molto, molto personali, che però riesce a trasfigurare, perché tutti noi troviamo, cioè in questo è molto riuscito l'intento, perché pur essendo partita da memorie così dolorose anche, e che hanno implicato una sofferenza nel momento in cui le andava a portare alla luce, poi le ha trasfigurate in qualcosa che da 0 a 99 anni, cioè chiunque può capire, no? Questa valigetta aperta o chiusa, perché ha quel mistero e quella capacità di comunicare che comunque è dell'arte. Sì, perché c'è sempre comunque questa consapevolezza di voler scendere nel profondo, e come io parlo ogni tanto, la descrivo come una discesa nella luce, cioè quando scendi nel più profondo e nel più buio del più buio e inizi a
così senza vedere, a toccare, a fare con le dita, eccetera, fino a quello trovi l'interruttore che ti accende la luce, lì trovi la luce più luminosa, no? Nel buio più profondo. E quindi è come una discesa e poi un'esplorazione che vuoi riportare alla luce e vuoi restituire comunque con la consapevolezza dell'esperienza, con la consapevolezza di questa discesa nella luce, ma la vuoi restituire in modo luminoso. Quindi è come una morte, una resurrezione e una trasformazione e una resurrezione alla luce. In modo tale che comunque, non so, ognuno poi può ricevere quello che vuole ricevere, ma è una cosa che poi senti, nel senso che la ricevi, ma la ricevi con leggerezza, qualsiasi cosa viene comunque, arrivi a creare un equilibrio che ti porta alla neutralità. Quindi questo lo raggiungi con una scelta di colore, o lo raggiungi con una scelta di spazio, o la riconosci con questo voler diciamo sollevare la forma del quadrato, che è una forma molto molto radicata, molto pesante, la vuoi risolvere con una, diciamo, apertura, con uno sfondamento dello spazio attraverso delle linee che portano questa forma e la rendono più leggera. Grazie, grazie Sara, grazie Kiki, Stefano, Renato, grazie. Conscience and thought. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ma che vi dice? Grazie. Una buona serata a tutti, grazie. Grazie.